Bene. Vai, vieni qua. Buongiorno, saluti, bentrovati. Siamo qui con la redazione di Positano News e gli amici sorrentini appassionati di mare e di navi. Buongiorno a tutti. Diciamo che comunque per Castellammare è sempre una festa ogni volta il VAR. Io mi pregio di dire che comunque sono di Castellammare, anche se vivo in penisola, e ne ho visti tanti. E credetemi, per noi di Castellammare è sempre una grande emozione vedere comunque una nave che comunque sposa il mare. Eccola, È sempre una cosa. la vediamo Ah, pronta. però non. Comunque è una nave di guerra questa, purtroppo sì. Tengo Vabbè. pure i sandolini. Serve anche. Ma dentro possono andare tutti, gente e cecchini. E non ti rischi a male, poi i guanti invece di chiamare un bacciano, cioè se ne fatto un bacciano. Approfittando del vostro ombrello. Prego, prego, prego. La prima menzione è gratuita. Ah, grazie. Fatevi prevedere più. Vediamo che fa il nome della madrina. Bello, tutte le barche al largo. E beh, qui nella darsena è vuoto, ma stanno tutti pronti per accompagnare il primo momento. Ma sono le 10? In qua? 10, sempre 11 a mezza hanno fatto trovare, ma non lo so. Signora, c'è il baro! Io non conosco il mare, c'è successo qualcosa, non so. Vieni Sara che ti racconto ancora. Il varo è a porte chiuse, diciamo così, perché in periodo di campagna elettorale sia lo Stato Maggiore di Fincantieri non ha invitato alcun politico. Vedete, manca tutto il palcoscenico che generalmente veniva armato sulla prua con le personalità, in questo caso il ministro della guerra non poteva mancare. E comunque per gli operai è sempre un momento speciale e particolare. Voi chi ci avete, genitori? No, no. Nessuno della famiglia lavora nel campo. Ed è emozionantissimo il lancio dei cappelli, li vediamo già alla base dello scalo. Il lancio dei cappelli perché. Eccolo. Ecco. Ma il personale sopra si deve stare? Sì, perché vedo tutte c'è quelle qualcuno persone che sta ancora qua sono a poco istante di pensiero. Sì, era la sua cartella nera. Però durante la discesa poi devono stare in sicurezza. No, ma io non chiedo scene lente. Vieni, vieni, ce la racconti in diretta, ma ti danno lì, vieni. Vieni, ce la racconti. Dai, dai, fai il protagonista. In nome di Dio. A questa ne seguiranno altre due perché è una commessa lunga. Considerate che la corderia che è qui accanto è stata trasformata in alloggio perché, trattandosi di una nave militare,
una serie di piccoli e grandi segreti nella cartografia, nella sala tracce e altre cose vengono mantenute in maniera riservata, e come tale la corderia è stata presa per un bel pezzo dei suoi ambienti, dei suoi locali, ove ospita lo Stato Maggiore, gli ammiragli che curano del genio navale, che curano la costruzione. Non prenderà il largo, rimane in banchina ancora del tempo per completarne l'armamento. Fatti su qua, mi è tutto un bel ragno. La Maritta era un bel... La prima mensura è gratuita. Grazie mille. Ma già stanno facendo l'asce di nuovo, però. Sei troppo alto. No, sto scherzando, sto qua sotto adesso, sono al coperto. Vuoi riprendere? No, come si capisce quando è? Scusa. Senti il rumore, il rumore delle... della madrina, io in nome di Dio, no, in nome di Dio. È diverso, il nome di Dio, no, c'è qualche altra cosa. Sì, poi si sente il rumore delle catene. Ah, e quindi la nave scorre. Sì. È il primo varo. Non so gusto la nave. Volete una cosa che esce un po' fresco, ma che la champagne che sarà? Ah, là davanti, sì. Era la prima volta, sì, che la usava. È emozionante, è molto bello. È bello, sì. Questa è la prima, cioè la prima, secondo la militare. Sì, allora una è stata francese. Allora la prima è stata la Triesta, poi è stata la francese, poi è stata la italiana, poi ci sono altre due di questi qua. La denominazione precisa è LFD. Che è la sigla? Sono no, LSD, MSC. Landing, no, neanche, avete sbagliato tutti e due. Landing support. Queste navi qua che stanno arrivando, cosa sono? Quello era il rimorchiatore, il TUG. Sì. Due stanno già fermi e uno sta arrivando. Che funzione hanno? Prendono il cavo della nave e la tirano. Questo è dove? Da Napoli vengono? Sì, sì. Però la giornata è uggiosa, infatti sta piovendo, ci saremmo aspettati una bella giornata di sole, sì. Sarebbe stato ancora più bello, ma è sempre emozionante. Nei capannoni, inquadrali, Sara? Sì. Alla base dei capannoni qui vediamo tutta una serie di bus militari, tra cui uno con i colori dei carabinieri e gli altri due verdi con i colori della polizia. Precisamente il battaglione San Marco. Battaglione San Marco e anche... Nel palco di prua della nave, sì, una serie sì, di cappelli sì. Da marinai. Io fammi il caffè, lo prendete? Dopo lo prendiamo. Sì, più bella che... Sono pronte. Parlaci della Vespucci. Allora, il cantiere navale comunque è risaputo, no? Che comunque ha una storia incredibile. E fra queste dobbiamo ricordare quella del 1931, il varo dell'Amerigo Vespucci. Gli ordini militari che si stanno susseguendo. La signora dei mari, la regina, la nave più bella del mondo. Ancora oggi, dopo tanti anni. Ecco, adesso dice il nome di Dio Taglia. Taglia, sì, ecco.
detto. Ci siamo. Il varo. No. Varo bagnato. Ah, sì. Ma se ci una funzione, no? Vedi che ti danno tutto quanto a te, vedi? Fulvio, com'è? Varo bagnato, varo fortunato? Sicuramente. Eccole qua, stanno arrivando le navi che devono... Rimorchiatore. Si stanno mettendo in posizione. No, ha sposto la messa là perché... Perché ci sarà l'onda che arriva. Lo galleggia libera la costa da vicino. Ma poi per trattenerla... Vabbè, ma c'è una matassica di inglese che... Poi c'è gli angoli proprio per... proprio si magari non si fa basso, semplice cancio nell'angolo. No, ma scende lenta perché... Ah, però ancora non si muove. Ma non credi che quando si muove ci stanno tutte quelle persone sopra così sì, libere? Sì. Ah, non è pericoloso per loro? Ah, no? È una parte della maestranza del cantiere. È di, di obbligo averli a bordo. Sì, però così liberi. Sì, sì, no, non succede niente perché scende lentamente. Rimorchiatori pronti, eccoli qui. È questione di momenti. No, devono fare ancora lo spumante, no? Sì, ancora non hanno rotto la bottiglia. Ecco.
Madrina, in nome di Dio, taglia, vero così Fulvio? Che cosa? Madrina, in nome di Dio, taglia. E che taglia il... Il nastro che regge la bottiglia che si romperà. Lino non lo fa. Parte russa che arriva la bottiglia. Sì. E vabbè, ma penso che da qua non possiamo vedere.
stare a casa, alle 11 e mezza. Sì, ma ti sembra 11 e mezza, ma tu tieni un guardo, non andare a me. Non lo so, ghiaccio se stai 11 e mezza. Ah, stai uscendo alle 10. Ma forse tutta la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia con la pace con il battesimo, avevo un battesimo, se vedo. Il gruppo da tanti anni che mi fa sempre guardare, che mi sembra che sia possibile. E ci capito che fanno una forma di croce. Ah, che mettono? Che mettono? Secondo me per fare vedere la no. No. Aspetta una cosa, finta di rilanciare il fotografico. Che ore sono? 10:35. Ma qualcuno qui sopra dice il varo alle 11:30? Addirittura. Pino Giurlo ti saluta. Che viene pure il prete? Certo. Il bar è una cosa importante. Il bar è una cosa importante. Come? Sì, sì. Il battesimo. No, dicevo, dato che non abbiamo religione di Stato, credevo che non chiamassero il prete, in questo senso. A Marina. A Marina invece. Le cose per me. Sta iniziando a piovere per me. Puoi avvicinare qua? No, non lo occupare. Ah, infatti, tanto ci sta sto spazio qua, che è nulla. Non ti fa, veramente. No. No, no, grazie, siete gentilissimi. No, l'ho preso prima. L'ho pigliato 2 minuti fa. Grazie. Grazie, grazie, siete gentilissimi. Noi ce ne prendiamo uno e te. Oh! Ma c'è una vendola in mano, no! C'è un altro caffè, un fa noi. No, grazie, non lo bevo io. Vabbè, lo vendo io allora. Grazie, grazie mille. Quando arrivo qua lo sanno, lo vendo. Oh! Quando è ricotto sta alla puntata, Voi lo è? In diretta, dimmelo. Dice le parolacce che stanno, fammi in diretta. Non fa niente, non è sapere. Deve sapere tutta l'Italia. Voi lo è? Ma lo stato, proprio vicino, come lo è? Senti che vicino, a me non è buono. Sarà vicino, no. Tanto c'è sta parte a casa, sì. Non mi deve fare. Ma ti lo pumbino, anche i diomini. Se ti lo pumbino. Ci siamo, no? È dalla strada che salutano. No, sto facendo la diretta. Dai, No. Io penso, secondo me, è stato a breve, perché anni sta stando già. Non lo sapevano che piove, perché quando mi sono toccata sei la segretaria. Che la fanno in sagliupa. Però l'hanno chiusa, vedi? Poi può fare i tiri di sigarette. Ah, ciao. Se vuoi una delle mie.
Bravo. Laura Fattorusso, dovremmo essere a momenti per veder scivolare la nave in acqua. E noi siamo qui in perterriti sotto, sotto l'acqua. Il pranzo inaugurale si sboccerà in quei capanni. Vedi i tavoli e le sedie bianche già pronte? Dove sono? All'aperto? Qui, qui, sotto, sotto il ramo del pino. Sì, sì, sì. La mensa a mangiare. Ah, quella è la mensa? Oh, sì, questa è quella mensa. La mensa sta qua sotto, ma... per hanno fatto un capannone bianco. Ah, sì, sì, là stanno tutti là, i capi i number one. Ma mangiano con voi oggi? A me invece a voi sta qua sotto. Si mangia bene qua? Sì, 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 con la barra. Sì, te lo confermiamo dalle precedenti edizioni. Ah, perché siete andati a mangiare qua? No, siamo andati proprio sotto la nave a fare le riprese con la Trieste. E avete mangiato all'acqua? Certo, siamo stati invitati, ospiti d'onore, d'onore. Allora la madrina era la Pinelli, il ministro Pinelli. Siamo noi. Ma quello che fa una quindicina d'anni, noi italiani, sì, ma a maggior parte già ci stanno un quarto, no, no, sono Bangalini, Bangalini e Filippini, è l'umano. Dove? A lavorare con voi? Con noi ci sono venuti in una quindicina. L'area ristoro. Aspetta, è uno dei primi cantieri navali dai tempi dei Borbone. Quando vanno a fare la fine, mica mi fanno sempre. Glorioso cantiere di Castellammare. Lunga vita. Ma guarda, non fanno niente. Ma lui dice allergia, una influenza. Ma la stagione fa caldo, sai? Come ti la camisa vuole, cioè. Scusa, che mi no, non ci vuole. Non proprio. Eh? Non proprio. Te la mori come in un'altra volta. No, non proprio. Mi riposo un poco perché lì la piazza. Guardando stavo puntando in questo momento e mi sto tagliando avanti. Sento la patata. Ma quando chi ne pensa che sono dei ragazzi, c'è un burgo, un fumo che c'è sotto tagliato tutti. Tutti in attesa del varo. Conosciamo dalla chioma, questo è Ambrogio. Pezzo della nera, cosa hanno mangiato come vicino loro per le cuci, per le battaglie, piace a me, sì, la sala,
Una bella folla. Abbiamo fatto a Palermo, abbiamo fatto anche a Fumba lei, scala a Palermo. Per un 50 mili con 85 Palermo, con 85 è gigantesco, non è che ci va a parlare. Ma se buona lunga che se ne va qua, la casa non l'andrino. Quella sera la taglio, la larga, scendendo da sezione la mezzo a mezzo dal livello, e la sa tutti qua. Mamma mia, bello però. Intanto sui servizi log, quindi ti voglio un il primo a fare l'allungamento, quindi in avrà di degna, la sedia strada, Aurelia, cosa? 85, 85, 85. Allora facciamo una cosa, Sara, chiediamo a qualcuno che comunque, che ne sono parecchi adesso in diretta, perché allora noi sapevamo che comunque il varo era alle ore 10, 10 e mezza, ma qualcuno addirittura ha detto che era alle 11 e mezza. Allora se qualcuno comunque lo sa, se al limite ci dà delle indicazioni più sicure. Anche perché ci mettiamo un po' al coperto visto che piove. Ecco, infatti. C'è qualcuno che conosce l'orario, per favore? Noi siamo in religioso in religiosa attesa. Le 10:48. Sono le 10:48. Adesso sono 40:48, però vediamo un po'. Ma non si sente parlare più nessuno veramente dei vari discorsi, quindi Anna Mastellone ci ha risposto, è tra un'oretta addirittura, ma tra un'ora di solito è... l'orario è sempre stato intorno alle 10. Forse voi perché è una nave militare e quindi ci sono tutte le istanze militari, bande e cose varie. Ah, vedi? Ecco qua. Ma me l'ha detto un mio amico che sta lì sopra. Allora ci dobbiamo credere. Vabbè, noi comunque di Positano News comunque continuiamo diretta perché comunque... Comunque quella... Guarda, non bisogna perdersi quel varo. Fulvio. Guarda quanta gente che c'è. Ma infatti. E più il tempo passa e più arrivano. Tutti certo. Curiosi chiedono cosa è successo. C'è un varo. È una nave militare che poi proseguirà per La Spezia. Il varo comunque rappresenta sempre un orgoglio per la città certo. Di Castellammare e per gli stabiesi. E per i gloriosi cantieri di Castellammare, certo, non lo dimentichiamo. Certo. Comunque prima dicevamo del cantiere navale, che comunque è uno dei più antichi. Veramente sono... Borbone, no? Sì, negli anni comunque sono state costruite comunque delle navi proprio veramente importanti, e quella là proprio del 1931, che ancora oggi rappresenta la nave più bella del mondo, è l'Amerigo Vespucci, che poi in realtà ne furono costruite due, erano due navi uguali, un'altra adesso non ricordo il nome. Sia Cristoforo Colombo, ma non mi vorrei sbagliare, perché se c'è un Amerigo Vespucci ci dovrebbe essere anche una Cristoforo Colombo. Può darsi, però sinceramente adesso non riesco a ricordare. Non lo ricordiamo, facciamo ammenda e andiamo a documentarci. Comunque ogni volta che ritorna qui a Castellammare l'Amerigo Vespucci è sempre festa per la città.
non solo. Alla quanti anni ha adesso l'Amerigo Vespucci? 1931 è stata varata. 31? Lo ricordo sono benissimo quanti perché... Quanti anni sono? 31, sono 90, 93 anni. 93. È ancora la nave più bella del mondo, sta facendo il giro del mondo. Esatto. Lo ricordo bene perché comunque nel 1131 nacque mia mamma, perciò comunque è una data, è una data che, non riesco a dimenticare. Che non dimentichi. No, no. Guarda come sono belli ordinate in attesa i rimorchiatori. Sì, i rimorchiatori e poi diciamo tutte quelle imbarcazioni bello, che comunque stanno a largo perché per chiaramente hanno dovuto lasciare gli ormeggi nel porto qui all'Acque della Madonna, proprio perché ogni qualvolta scende una nave in mare, c'è il mare una piccola onda. Infatti dell'imbarcazione, ricordo dell'imbarcazione la Cristoforo Colomba, esatto, e la gemella, esatto. Ricordavo bene, meno male. Grazie Lucia Giusto. Grazie. E quindi comunque lo spostamento d'acqua fa sì che comunque il mare salga sopra la banchina. Infatti imbarcazioni molto grandi a volte hanno creato anche diciamo dei disagi. Problemi, sì. Io non mi vorrei sbagliare, ma mi pare che la Trieste sì, è una delle ultime diciamo proprio navi di guerra diciamo italiane sì, perché sì, poi italiane. C'è stato il varo del Moncone francese sì. Lucia, grazie perché ci stai seguendo e ti devo dire che nonostante non sia il mio primo varo, è sempre emozionante stare qui in attesa di vederla scendere in acqua. La folla aumenta, sono tutti curiosi, ormai hanno saputo del varo, eccoli qua, vedi gli ultimi che si arrampicano, le panchine, i muretti, bellissimo. Io ricordo comunque tra l'altro che tantissimi anni fa, ripeto, cioè l'orgoglio stabilese, perché la maggior parte degli operai del cantiere navale sono operai di Castellammare e quindi portavano comunque tutte le proprie famiglie a vedere l'opera che comunque avevano costruito. E noi adesso chiaramente ci troviamo qua sulla panoramica dove comunque sì è vero che si vede bene anche da qua, però comunque giù adesso in villa comunale oppure sono lì tutti all'Acqua della Madonna mare, ci sì, sarà tantissima sì. Gente che comunque sta aspettando che comunque la nave scenda in acqua. Io ero giù quando è stata varata la Trieste sì. E di veder svolgere tutto quella era il 19 mi sembra il 2019 se era non mi sbaglio ante Covid
Sì, sì, eravamo infatti giù, sì, abbiamo visto svolgere tutta la catena con il rumore della nave, sì, che dolcemente scendeva in acqua. Quello, quello è tutti quegli ammassi di catena, cioè in realtà non fanno altro che frenare la nave, la discesa, per non fargli prendere troppo l'abbrivio. Comunque, l'abbrivio, quello è il punto. Sta ricominciando a piovere però, eh? Lo ricomperi. È particolare. Abbiamo qui vicino a noi una gentilissima signora che si preoccupa di proteggerci dalla pioggia che piano piano va e viene. Grazie per avvertirci che è alle 11.30, ma noi indefessi operatori video resistiamo ancora. Le 11, ma io penso che comunque adesso è pronto. Sì. E il signor Proto ci dice che il figlio e lì ad assistere hanno progettato e realizzato i disegni di cantieristica. Complimenti. Gaetano Proto. E il figlio? Il figlio è evidentemente la sua equipe, hanno realizzato i disegni. Sì. Gaetano Proto è il nostro concittadino santanellese. Vedi quanta gente che è lì sulla panchina da questo lato, guarda. Vediamo un po' se riusciamo a farli vedere. Eccoli qui. Ma anche sulla poppa della nave ci stanno. Sì, ma c'è molta gente giù. Antonino Proto è il giovane ingegnere. Intanto ricordiamo al nostro pubblico che l'emozione di questo varo è nel fatto che è sempre considerato forse l'ultimo varo di questo tipo fatto sul piano inclinato in maniera classica e tradizionale. Già in tutta Europa e nelle altre parti d'Italia i vari si svolgono in maniera trasversale o addirittura le passeggeri, i chantieri dell'Atlantique vengono costruite in bacino e poi il bacino viene riempito d'acqua, quindi la spettacolarità del piano inclinato, i suoi calcoli, l'ingegneristica, la grandezza,
tutti i momenti si dissolvono in quel lancio dei cappelli e lancio dei guanti da parte degli operai. Invitate questi signori ad affacciarsi anziché suonare. Leggermente spostati i rimorchiatori. C'è anche un peschereccio carottese, sì, quelli provenienti da Cetara e Tonnare. È molto più vicino, c'è anche una vela, non riusciamo, vediamo un po' di riuscire a inquadrarla, eccola qua, c'è una vela laggiù, qualcun'altra un po' più lontano, ne distinguiamo la sagoma, ma col tempo così uggioso non riusciamo a vederle per bene. In lontananza lo scoglio del Verbece. Ha smesso di piovere in questo momento. No, ho sbagliato, lo scoglio di Rovigliano, che vergogna! C'è stato un lapsus, lo sapevo benissimo. E poi comunque la leggenda vuole che Ercole, lo scoglio di Rovigliano, si trovava sul Monte Faito e aveva buttato giù, diciamo, questo scoglio. L'avevano fatto arrabbiare, l'avevano fatto arrabbiare. Sama è il profilo tuo, il profilo che ho visitato. Va bene? Stiamo scherzando. Vediamo che cosa succede alle nostre spalle. Una lunga teoria di macchine, tutti curiosi si sono fermati. Fin qui si sente pure l'odore del caffè che arriva fino a qui. Noi ci siamo. Ho deciso di scendere. Ambrogio resisti con l'ombrello. Vedi, il mare è calmissimo, pure se piove, vedi la navata. Ancora saluti, sentiamo l'eco quassù ma non riusciamo a capire chi sta parlando. Sembra la benedizione questa, ho sentito un lode a Dio, mi spiego.
la nomina. Roggio. Faccio qualche foto, ma metti per vedere. La bottiglia è già appesa lì, guarda. Che cosa? La bottiglia è appesa. No, io non la vedo. Sulla parte grigia. Ma al davanti? Sì. A prua? Sopra, perché... Non riesco a vederla io, sinceramente. No, ma di solito comunque c'è la madrina che poi diciamo che deve tagliare... Il nastro. Parte. Oltre il nastro taglia proprio, diciamo, sì, la corda che tiene comunque la bottiglia. No, non riesco a vederla. La vecchiaia incombe. E anche la vista. No, ma non si sta proprio. Lasciamo un po' di tempo ancora alla vecchiaia, Fulvio. Vabbè. Stanchezza si fa sentire a tenere queste cose in mano. Sempre in diretta. Parlando d'accordo con quello. Ormai dovremmo esserci, no? Penso proprio di sì. Sono circa le 11:10. Ha detto ancora? No, questo non è un cantiere marino, è un cantiere terrestre. Senti i commenti, guarda, con roba da rabbrividire. Thank you.
fino alla filina del cantiere sì. La nave non scende. Però questo comunque potrebbe essere già un buon segnale, perché penso sono che sono già i tutti pronti, sì, per dire, perché danno l'ok. Per dare spazio, per fare spazio al varo. Chiaramente i traghettatori sono sempre pronti ad intervenire nel momento in cui, diciamo, la nave non riesce a fermare l'abbrivio. Stai parlando dei rimorchiatori? Sì. Eccoli qua. Inquadrate, sono ben tre rimorchiatori. Ecco, senti il rumore delle catene? Stanno togliendo i martinetti, Da sotto, sì. Da sotto all'invasatura adesso. Gli ultimi momenti di attesa sono emozionanti, eh? Tra poco la vedremo scendere in acqua. Si è svolto tutto il cerimoniale militare, compresa la messa e la benedizione da parte del cappellano militare. I rimorchiatori cominciano a muoversi, guarda. Quella barchetta blu lì vicino. È il pilota. Ah, quello è il pilota, sì. Direttore del porto. Eccolo. Forza Maderina, taglia quel nastro! Guarda tutti gli operai sulla prua, guardali. Guardi la nave.
grandi gru del cantiere. In questo momento a riposo, va. Il fumo uscire dai comignoli della nave. Comunque, per gli amici del lotto, secondo me quei due numeri 53 e 36 bisogna giocare. Ma ho sentito che c'è stata una bella vincita. Sì, ultimamente varo, c'è stato. Varo di una nave. Gente che chiede, comunque, perché ormai si è fatto un bel traffico. Poi spasmodica questa attesa di questi ultimi minuti, eh? Facciamo un'inquadratura un pochettino più larga, in modo che vediamo anche... non si apre di più? È la diretta che mi fa questo. Ah, ecco. Stessi facendo... Sì, ho allargato e sono al massimo. No, per vedere anche in realtà un pochettino quelle che sono le bellezze comunque di questa città. Le abbiamo già inquadrate. È una cosa proprio veramente incantevole. Eccezionale. Speriamo, diciamo, che questo varo, questo ennesimo varo, sia il volano per ridare nuovamente vita nuova a questa linfa, città, perché comunque linfa lo merita, per la posizione geografica che occupa, veramente merita di risollevarsi. L'antica Stabia. Certo, ma cioè, è un peccato, io comunque da stabiese dico, sono sempre mortificato sapendo che comunque le nostre 28 sorgenti comunque c'è. Cioè, stanno lì abbandonate. Al mare, lì abbandonate, cioè veramente quella è una grandissima ricchezza che comunque ha questa città e purtroppo non si riesce comunque a ridare vita a queste acque. Le vecchie terme sono semplicemente stupende, sì. L'interno e tutto con quelle bocche, belle, certo, belle, certo. Belle. C'è un lungomare che comunque nessuna città comunque riesce ad avere così grande. Una cosa bellissima. Cioè, soltanto che comunque si è cresciuta l'erba sulla spiaggia, perché purtroppo tantissimi anni fa organizzarono comunque una gara di motocross, portarono del terreno e quindi comunque adesso ci vorrebbe una grande bonifica per ridare nuovamente la sabbia alla spiaggia. La grande attesa comunque sarebbe dovuta finire perché sono già le 11:21, quindi se hanno deciso di farla scendere in acqua alle 11:30 manca ancora poco. L'attesa si fa spasmodica. Comunque speriamo di avervi tenuto una buona compagnia in tutto questo tempo. Ci state assistendo.
Questa la sirena che avremmo voluto sentire? No. Assolutamente non è questa. Il suono di una campana, hai sentito? Sì. Chilometri di coda, tutti con tutti rivolti verso il mare. Anche correggiamo, 5 chilometri di coda. Ma è un evento che non si poteva perdere, quindi un po' di pazienza. Perché chiaramente tutti quanti quando passano di qua comunque rallentano e si chiedono, no, la maggior parte la, macchina, la maggior parte chiede che cosa sta avvenendo. È arrivata la polizia a dirigere il traffico, e allora davvero c'è tanta folla. Vediamo di qua che cosa c'è. Lo vede la macchina che c'è da male qua? No, non fa di fronte quella là rossa. No, che stanno facendo, le mute. La mia sta in buona posizione per essere fotografata, no? Vabbè, ma sta nell'altro lato, non sa. Ci ha fatto la foto, no? Bene? Sì, sai la vostra, è quella rossa? Ah, inflessibile la polizia, è giusta ragione, paghiamo molto la curiosità. Sì, Fulvio, quella è la bottiglia lì appesa. Siamo pronti, dai. C'è un colpo netto e la bottiglia parte.
Ma io non riesco a vederla comunque la bottiglia, sta proprio lì a prua. Sicuro deve essere quella presa a prua nella parte grigia, in alto, che sta ventilando. No, ma non credo che comunque sia quella, perché di solito comunque... Eccola qua, eccola che parte! Ci siamo! Finalmente! È un tripudio di suoni! Senti le catene adesso. Eccole. Sentite il rumore delle catene. Le catene, sì. È arrivata, è in acqua. È in acqua. Bellissima, vai. Sempre emozionante comunque, anche dai, con vedere l'inno, un po', dai, sì, è una cosa sempre bellissima. Sicuro. Intanto comunque la banda stanno suonando l'inno nazionale. Aspetta, allora, prima di terminare ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito, durante questa diretta che è stata molto lunga, però è emozionante lo stesso, certo, e abbia fatto piacere a chi non poteva essere presente di questo persona. Sempre grazie comunque a Positano News che sono sempre presenti. Ringraziami, che un bacione a te Sara, a Lucio e a tutta la redazione. Viva Castellammare, viva la cantieristica stabiese e buon weekend a tutti. Madonna, aiutatemi a scendere che io l'ho fatta. Sara, ma ce l'hai il numero di telefono, in modo che prendiamo veramente. No. No. Ah, non ce la faccio! Si sono presentate le gambe. Ah, in modo che ci mettiamo d'accordo. Ma madonna mia, scappata un attimo. Ma io l'abbiamo. Meglio, mi sono uscite le radici qua sopra. Oh, siamo qua, un minuto. Arrivederci.